Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video di pulizie e di cucina insieme a me. Andremo a pulire una parte della cucina partendo appunto dal frigorifero perché Maurizio è andato a fare la spesa e quindi volevo far trovare al suo ritorno una postazione pulita e vuota più possibile. E sistemata in modo da poter poi sistemare la nuova spesa senza grossi problemi. Vado a pulire la parte interna del frigo con una soluzione di acqua e aceto che tengo sempre pronta perché così non mi piace mettere detersivi dentro al frigorifero visto che poi ci va il cibo, e pulirò con questa soluzione anche tutti i ripiani. Non vedrete la pulizia di ogni ripiano perché tanto... Cioè, sono andata solamente a spruzzare sopra appunto questa soluzione di acqua e aceto e poi ho passato la spugna. Non erano sporchissimi, quindi ho fatto anche abbastanza veloce. Ogni tanto Maurizio mi chiamava per avere delle indicazioni, perché magari non trovava una cosa oppure la trovava diversa. E quindi ogni tanto mi chiamava per sapere se andava bene quello, se era meglio prendere quell'altra cosa. E qua, come vedete, ho iniziato a pulire i vari pezzi e a rimetterli all'interno. Si chiama Rosalia. Sì, Rosalba è un fiore. No. L'ho detto prima, un fiore con la R. Nome comune di animali con la R. Dopo aver pulito per bene tutto quanto e averlo rimesso a posto, ovviamente vado a rimettere le cose che
e si potevano riutilizzare e che si potevano rimettere. Antone è il marito della Debra. Magari lo metto qua, così almeno ci arrivate tutti, sennò poi sopra non ci arriva tipo Giana. Sono andata poi anche a pulire la parte esterna del frigorifero, sempre con la soluzione di acqua e aceto, perché volevamo appendere il nuovo acquisto che abbiamo fatto da Amazon. Mi sono accorta poi che mi ero dimenticata qualche pezzo da mettere dentro al frigo e quindi sono andata avanti con questa operazione. Ed eccolo al frigo, bello pulito, pronto ad ospitare la nuova spesa che sta arrivando. Sono molto molto soddisfatta di questa pulizia del frigo. E adesso passiamo alla parte della dispensa, che è super super incasinata, e siccome appunto arriverà anche spesa che andrà qui, volevo metterla a posto. Non vi preoccupate per la parte tazze e bicchieri, perché dopo andremo a mettere a posto anche lei. Nel frattempo è arrivato Maurizio con la spesa e quindi, dopo avervi girato ovviamente il video spesa, l'ho sistemata tutta quanta dentro al frigo e allora ho pensato di farvi vedere com'era in ordine, veramente tutta un'altra cosa in confronto a prima. E poi adesso invece andiamo a pulire il disastro che si è creato e che è rimasto da mettere in ordine dopo la live di sabato sera. C'è veramente tanto casino, però sabato sera ero veramente stanchissima e quindi sono andata poi a sistemare e a pulire domenica mattina. Ciao.
Mentre pulisco e riordino, mi sono messa qualche video che avevo da guardare delle youtuber che seguo, e in questo preciso istante stavo guardando un video di Orni Ella, che è la cugina di Chiaretta. A me piace tantissimo perché è molto semplice e quindi diciamo che ritrova molto quello che poi alla fine siamo noi, no? Quindi semplicità e quotidianità. E adesso, siccome è finito il video che stavo guardando, sono andata a commentare e a mettere un altro video, perché mi piace guardare i video delle ragazze che seguo, delle altre youtuber, ma mi piace anche lasciare un commento, perché così almeno cioè, mi sembra rispettoso, ecco, non so bene come spiegarvelo, però non mi piace solo guardare e basta, ma mi piace guardare e lasciare un piccolo commento o un commento lunghissimo. E come vi avevo accennato, adesso andiamo a cucinare e prepariamo una crostata con la marmellata seguendo la ricetta che c'è sul pacco della farina. Così vediamo se mi viene una pasta frolla come si deve. Ho deciso, perché come mio solito non posso andare a regola, di fare una piccola modifica, e cioè piccola nel senso che i 2-3 cucchiai di latte che servono per impastare, io ho deciso di mettere questa bevanda al cocco e riso.
Questa volta mi sono ricordata di mettere il lievito. E nel bel mezzo della creazione di questa pasta frolla è arrivato Maurizio con la seconda parte della spesa. E quindi loro, io ho finito di impastare, loro hanno iniziato a portarla su. Quando il panetto era formato mi sono fatta aiutare da Manuel e l'ho avvolta nella pellicola e l'abbiamo messa in frigo a riposare per mezz'ora ed ecco qui il frigo pienissimo con tutta la spesa che abbiamo fatto, veramente tantissima. Passato il tempo di riposo in frigorifero, sono andata a imburrare lo stampo per la crostata, sono andata a dividere la pasta in modo da lasciarne un po' per fare la decorazione sopra e sono andata a stenderla. Non mi trovo molto bene a stenderla e poi a metterla nella teglia, io preferisco stenderla direttamente dentro la teglia. Però vabbè, si fa quel che si può. Sono andata poi a bucherellare il fondo e sono andata a mettere la marmellata, quella che ho fatto io quest'estate. Ho ripiegato un pochettino il bordo all'interno e poi sono andata a stendere appunto l'altra parte di impasto e sono andata a creare le mie formine per decorare la crostata. Ed eccola finita e pronta per essere infornata. Mi è piaciuto molto come è venuta e sono proprio soddisfatta. Dopo la mela, no. Alexa, metti un timer di 40 minuti. 40 minuti. E mentre la crostata era in forno che cuoceva, io ho iniziato ad asciugare tutti i vari barattoli e tutte le cose che avevo messo a sgocciolare sopra alla cucina perché era ora di preparare il pranzo. E infatti, come vedete, lì sul lavandino ci sono pronti gli hamburger e le confezioni di gnocchi. Non c'erano Maurizio e Giorgia perché abbiamo ricominciato la nostra routine di uscite genitore-figlio e questa volta toccava a Maurizio con Giorgia. Ed eccola cotta, vi assicuro che il profumo che emanava era qualcosa di spettacolare e anche la decorazione, anche da cotta, ha retto e quindi sono molto felice. Adesso andiamo, cioè sono andata a mettere il sale dentro la lavastoviglie, Maurizio l'aveva appena comprato e quindi sono andata a metterlo perché ero rimasta senza.
E come vi dicevo, eccoci qui pronti per pulire anche la parte dove ci sono le tazze, i bicchieri. Questa qui è una parte che veramente si disordina, diciamo, facilmente, ma perché anche magari ci arrivano i bambini, ci mettono mano i bambini e quindi bisogna sistemarla più e più volte. Siccome io i bicchieri e le tazze li metto capovolti con la faccia all'ingiù, non mi piace che toccano direttamente il mobile e quindi vado a fare uno strato con lo Scottex, che diciamo regge benissimo, e lo cambio ogni 2 mesi, 2-3 mesi. Nel guardare nella parte dove ci sono tazze, tisane, tè e quant'altro, ci siamo resi conto di averne ancora veramente tantissime. Alcune sono anche ancora del calendario dell'avvento dell'anno scorso, quello del tè, e quindi abbiamo deciso che quest'anno non prenderemo calendario dell'avvento del tè, perché sarebbe assurdo prendere un altro calendario che dà bustine, tisane, quando ne siamo già pieni. Perciò molto probabilmente durante i vlogmas, che farò sicuramente, invece di aprire un calendario dell'avvento e del tè, magari proveremo e faremo un momento tisana dove assaggerò in diretta, diciamo, con voi una tisana, ogni volta una tisana diversa. Fatemi sapere sotto nei commenti se questa idea per il momento tisana vi può piacere. Ed ecco finalmente anche questi 2 ripiani puliti e in ordine. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto compagnia, e di avervi dato motivazione, di avervi dato uno spunto per una decorazione oppure per preparare una merenda buona per i vostri bambini o per i vostri nipotini. E vi mando un bacione e ci vediamo venerdì con un nuovo video. Ciao!